veramente grazie del vostro affetto, grazie del vostro sostegno, grazie di essere venuti agli allenamenti o che verrete, grazie di essere qui e soprattutto divertitevi, spero, vi auguro ogni bene, ci vediamo in giro per Jesolo, grazie. Bagno di folla per Alex Del Piero e il Sydney Football Club in piazza Milano a Jesolo per la presentazione della squadra in ritiro nella località balneare del litorale veneziano e folla di tifosi a Padova al Caffè Pedrocchi, dove il calciatore con la dirigenza del Calcio Padova ha presentato l'amichevole che si giocherà allo stadio Euganeo mercoledì 7 agosto alle 20.45. Folla di tifosi che ha atteso pazientemente il suo beniamino per poi salutarlo con... Alex Del Piero, che a Padova ritrova il suo passato, i suoi esordi da giocatore, lo fa riabbracciando chi nel lontano 1987 lo scoprì, Vittorio Scantamburlo, colui che vide nel giovane calciatore la futura promessa. È successo il 10 dell'11 87, che dopo a sua volta, nella stagione 87-88, è venuto a Padova. È Vittorio Scantamburlo, che, con il quale tutto è partito da una 126 bianca, e lì è partito il sogno di un bambino che voleva diventare calciatore. Un sogno che oggi lo ha riportato a giocare dall'altra parte del mondo dopo anni passati da capitano alla Juventus. Per le migliaia di tifosi che lo seguono in questi giorni agli allenamenti allo stadio Picchi di Jesolo e per quelli che lo attendevano a Padova, è sempre Pinturicchio l'unico capitano.